Ok, buonasera Ivan, grazie per esserti Ciao presentato. Giorgio. Ecco, noi, vabbè, a parte che ci conosciamo personalmente, so che sei partito per Tenerife, hai fatto il biglietto solo andata e più che italiani all'estero, io direi sei un bustocco esportato all'estero, perché tu sei sempre vissuto a Busto, ci dirai poi in che quartiere hai vissuto e poi hai deciso, ci dirai anche come mai, di trasferirti in una bellissima isola, sicuramente che per parecchi mesi all'anno è insomma meta anche di turismo, quindi immagino un posto invidiabile. E c'è poi tutto il discorso del lavoro, la casa, insomma, raccontaci un po' la tua storia, cominciando dal quartiere in cui sei di Busto, insomma. Innanzitutto, buona serata a tutti, perché da voi mi sa che siamo già a ora di cena. Ma io ho sempre abitato a Busto, sono cresciuto, nato e cresciuto in Via Livia, dietro il famosissimo, diciamo, alle spalle del famosissimo Hotel Astoria, quindi diciamo una zona quasi centrica, ecco, diciamo così. E a dire la verità, sono un po' scappato da Busto all'età di 22-23 anni, ecco. Complice del servizio militare, e da lì poi ho iniziato a girare 7 anni a Roma, qualche mese a Napoli, qualche mese in Sicilia. Ho iniziato a lavorare nei villaggi turistici diciamo, come tecnico, e poi niente, sono rientrato a Busto una quindicina di anni fa, ed ora quest'altra nuova avventura. Ormai sono 4 anni che sono qui a Tenerife, e diciamo che però non mi sono proprio trasferito. Io faccio molto spesso avanti e indietro, mantengo la mia nazionalità italiana, la mia residenza italiana, pago le tasse in Italia, però è una scelta un po' di vita, un po' per scappare da quello che è lo stress giornaliero che abbiamo noi, e anche per aprire nuove opportunità qui. Insomma, ho aperto insieme a un socio italiano, che però vive qua da diversi anni, una società, e quindi, insomma, un po' per diversificare. Ho la mia attività ancora in Italia con un mio socio italiano bravissimo, quindi insomma è più che altro una questione di diversificare le attività, avere nuove opportunità anche all'estero. Comunque siamo in Europa, ecco. Ecco, come hai trovato il lavoro, la casa lì, insomma, perché al di là di Ma, trasferirsi uno deve avere delle stabilità. sì. Beh, allora, io ho la mia attività, come ho detto prima, ho la mia società, che per fortuna funziona bene in Italia. Quindi, dal punto di vista economico, non sono partito dall'Italia per cercare lavoro qui. Quindi ho già il mio. Io mi occupo della parte amministrativa, quindi posso farlo online da Tenerife. La casa, allora, io mi sono trasferito 4 anni fa. Diciamo che la scelta è stata ben ponderata. Io, prima di prendere armi e bagagli e venire qua, ho fatto un po' avanti e indietro. Ho fatto un po' di vacanze, un po' di giri, ho conosciuto gente prima, quindi ci ho messo 3 anni prima di condirmi tutta la situazione. Ecco, quindi erano però periodi, ripeto, 4 anni fa, dove ancora si riusciva a trovare casa a prezzi decenti. Adesso diventa complicato. Un paio d'anni a questa parte c'è stato un grandissimo esodo, soprattutto dall'Italia, ma non solo, perché anche dai paesi dell'est, dalla Romania arriva un sacco di gente, dalla Polonia arriva un sacco di gente, i russi sono un po' scappati, e quindi siamo su un'isola che, pur grande che sia, è sempre comunque un'isola a 4.000 km a sud dell'Italia, sperduta nell'oceano. Quindi adesso hanno messo dei paletti, insomma. No, non hanno messo dei paletti, sono dei paletti naturali, perché case non se ne trovano. Quelle che si trovano sono molto care, e quindi diciamo che diventa complicato da questo punto di vista. Ecco. Non è impossibile, però è difficile. Diciamo, anche lavorativamente parlando, non è un paradiso. Ecco, io vedo anche, ho visto in passato dei servizi, credo TG3, una cosa del genere, comunque su reti nazionali, dove dipingevano le Isole Canarie come un paradiso terrestre. Non si paga tasse, non è vero. Non è assolutamente vero. Beh, Ora, credo che adesso il paradiso sia il Portogallo, obiettivamente. sì, ma anche lì, se sei un pensionato con una buona pensione, allora sì. Ma guarda, ci sono stato diverse volte, l'ultima volta un mese e mezzo fa.
stato un weekend a Lisbona e nei dintorni. Allora, se guadagni bene, hai il tuo stipendietto e te lo porti lì, sì, ma se lavori lì con lo stipendio di lì, No, ecco. se puoi vivere con la pensione italiana, e vivere La molto pensione meglio. italiana, sì, anzi, lì è tassata zero per pensionati. Per Qui quello che già ti le dico, tasse è ci ancora sono, il più posto basse, ma migliore. ci sono. Per i pensionati con la pensione, sì, ecco, io sono qui per farmi la pensione. Quindi, Ma tu hai intenzione di ritornare, visto che ma fai. credo sicuramente sì. Guarda, io tra una decina di giorni sono di nuovo in Italia, poi ritorno, a maggio sarò in Italia un'altra volta, quindi ripeto, avendo anche l'attività lì, faccio comunque avanti e indietro. Il mio non è un trasferimento in pianta stabile. Sicuramente ritornerò e sicuramente mi verrà in mente di andare da qualche altra parte, perché Tra ormai lo so. l'altro, parlando di bustocchi, mi sembra la chicca non è mica lì. Quindi Assolutamente, sì, sei in insomma, buona la cara compagnia, amica. insomma. Sì, no, ma ci sono diversi bustocchi qui, eh? Sì? Che vivono lì? O Che vivono che. qua, qualcuno che fa come me un po' avanti e indietro, ma ce Allora, n'è ti do il qualcuno. compito di trovarli tutti. Ecco, Ti do il compito ecco. di trovarli tutti, che li sentiamo uno per uno. Dai, va bene, adesso me lo segno, eh? Bravo, segnatelo come appuntamento. Sì, la chicca ogni tanto fa le sue dirette, quindi la seguiamo. Siccome Infatti, sapevo sguinzaglierò lei, la metto a lavoro. che anche tu eri da quelle parti, ho detto, ma sentiamo un po' anche l'esperienza sua, visto che non ti abbiamo più visto a Busto. Scusa, mi ripeti perché ho seguito un attimo il fuoco. Che quartiere sei di Busto? Via Libia, dietro l'Hotel Ah sì, Astoria. è vero, me l'hai detto. Sì, Dietro l'Hotel Astoria. quindi in pratica in centro, insomma. Sì, ma è poco fuori dalla cerchia del centro. Ho sempre fatto le scuole elementari. Io ero a Letto Maseo, quindi vicino alla stazione, Ferrovie dello Stato. Le superiori l'ho fatto in via Pozzi. Quindi, comunque, la mia vita si è svolta, sì, Ecco, sicuramente in anche se è centro. una piccola isola, una domanda che faccio a Dimmi tutti quelli tutto, che dimmi tutto. sento, parlando di città però, hai Sì. visto qualche cosa, qualche idea che dici, ma va che bella idea, sarebbe bello importarla anche in Italia? Ma la gente importa quale cose. Quindi, no, allora, devo dire una cosa, al di là del lato naturalistico e l'oceano, eccetera, eccetera, però qui hanno il secondo carnevale più grande al mondo dopo quello di Rio de Janeiro. È una cosa incredibile. Proprio questa domenica ci sarà, si chiama Carnevale de Dia. Qui al sud dell'isola ci sarà il prosieguo del carnevale che è già terminato 2 settimane fa nella capitale Santa Cruz ed è veramente enorme, carri, gente vestita, balle, danze, gente ubriaca. Però ecco, qui il carnevale è molto sentito. Quindi questa cosa, è vero, noi abbiamo il nostro che pur piccolino, però resiste da un sacco di anni. Qua effettivamente è quasi una festa nazionale. No, non si può non andare al carnevale. Quindi forse questa voglia, nonostante le difficoltà che comunque ci sono qua, perché ripeto, chi vive qua fa fatica comunque a trovare lavoro, lo stipendio medio qua di un cameriere, che sono quelli che, insomma, i lavori che si trovano per la maggior parte, visto che siamo pieni di alberghi, un cameriere prende 800 euro, anzi 850 perché hanno aumentato la paga base quest'anno. Quindi 850 euro con degli appartamenti di due stanze che costano attorno ai 500-600 euro al mese, capisci bene che non è proprio un paradiso. Ecco. Però nonostante tutto, comunque la gente si diverte. Quindi questo noi, lo dico noi a Busto, ma comunque noi un po' in Occidente, perché qui siamo un po' fuori, l'abbiamo un po' dimenticato. A volte bisogna un po' lasciarsi andare, no? Siamo sempre così, soprattutto noi, no? Busto, Milano, Varese, tutti, oh, lavora, lavora. Invece, com'è la tua giornata lì, cioè al di là del lavoro, che vabbè, porterà Ma, via tante ore? guarda, ti dico subito una cosa. Io mi sveglio e vado fuori dalla finestra e vedo il mare. Ci sono andato sabato mattina dopo forse 2 mesi e mezzo, 3 mesi. Quindi il fatto di vivere al mare no, non vuol dire che poi ci vai tutti i giorni, mi piacerebbe. La mattina mi sveglio subito e tipo alle 7:30 io sono già in piedi, porto il mio cane, lo porto fuori, colazione, le solite cose. E
e già ho il mio portatile con le email di lavoro che arrivano già da un'ora, perché qui siamo un'ora indietro. Come sono le connessioni lì? Ma io ho una fibra 600 mega up and down, quindi direi che siamo in mezzo all'oceano, ma siamo veramente avanti da questo punto di vista. Comunque a Tenerife le connessioni sono ottime, ma perché? Perché c'è il nodo atlantico, quindi tutte le connessioni dall'Africa, I famosi dal nodi Sud America, sotterranei. esattamente, arriva qua. Quindi, almeno da questo punto di vista, mi permette di appunto lavorare bene via internet, guardarmi la televisione italiana in streaming, ecco, quindi da questo punto di vista siamo messi bene. La giornata dipende, ho le mie attività da fare per l'azienda che ho in Italia, quindi la mattina, ripeto, Invece cosa fanno i qualcosa di... giovani lì la sera? Ma allora, l'isola è divisa in tre parti sostanzialmente. La parte sud, l'isola è un po' un triangolo isoscele, no? Diciamo così, con la punta verso l'alto dove c'è la capitale, Santa Cruz. Santa Cruz è un po' un mondo a parte. Santa Cruz è la laguna, che è stata la prima capitale delle Isole Canarie, di Tenerife, è un po' sulla montagna, no? Un po' in mezzo. Quella è una zona un po' particolare, nel senso che appunto c'è la capitale, una bella cittadina, tutti i locali. Ristoranti, eccetera, eccetera. E anche la laguna è un punto molto di vita, c'è l'università, quindi ci sono molti universitari, i locali si muovono. Poi c'è la parte nord che va al di là del vulcano, che è proprio al centro dell'isola, il Teide, e la parte sud, dove sto io, che è la zona, diciamo, prettamente turistica. La parte nord dell'isola è molto verde, molto bella, è 5 giorni che piove, mi hanno detto oggi. Perché è quella che è più aperta verso il nord, verso l'Atlantico. Quindi tutte le perturbazioni si fermano lì. In mezzo abbiamo questo vulcano, sono 3.700 metri, quindi Vulcano dormiente. è per fortuna, perché è bello grosso. Sono 3.700 metri, quindi comunque blocca tutto nella parte di là. Mentre noi qui al sud siamo un po' più in una zona desertica, per quello che comunque fa più caldo, è per quello che ci sono più giorni di sole durante l'anno, per quello che comunque la zona turistica è qua. Quindi dipende, qua nel sud mare, la sera si gira per i locali, ci sono delle discoteche, ecco, le discoteche qua sono in stile spagnolo, non sono le discoteche come le intendiamo noi, dove arrivi, paghi il biglietto, entri, sono più dei disco pub, un'entrata quasi sempre gratuita, tanto comunque bevi. C'è molto passeggio, ecco, perché comunque ci sono molti turisti. Nel nord invece, tipo adesso, la sera non escono, perché c'è brutta, di là che c'è brutto dentro, però fa freddo. Qua ti dico, durante il giorno, nelle giornate di sole, siamo attorno ai 24-25 gradi. Nella parte nord dell'isola invece siamo a 18, quindi la sera cala molto, c'è molta escursione termica e quindi si fa fatica a uscire la sera. Qua Cince, che sono le nostre trattorie tipiche, ecco, escono, vanno a mangiare, ma ripeto, durante la settimana poco, qui al sud sì, E a il mangiare nord costa tanto? no, diciamo che generalmente è molto più basso che in Italia. Ti posso fare un esempio, chiaro, dipende sempre dove vai, chiaro, se vai al ristorante è un po' fighetto, sì, però in quelle che loro chiamano guacince, no? Che è la nostra trattoria, la nostra baita di montagna. Puoi arrivare a spendere sui 20 euro mangiando, qua si chiamano entrante, sono dei antipastini, una bella bisteccona, le Beh, patate penso che lì il loro, pesce sia la cosa primaria. pesce, beh sì, pesce spettacolare, Ma pesce sì, tu spettacolare. non vai la mattina a comprarlo dai pescatori? Io cucino veramente in modo molto, proprio se non posso farne a meno cucino. Ma perché? Perché comunque sono sempre in giro, vai di qua, gli appuntamenti, trovi gli amici, eccetera, eccetera, quindi cucino molto poco. All'inizio sì, all'inizio mi piaceva anche capire, ma anche perché, allora, iniziando a cucinare, inizi a girare i posti perché vai a comprare il pesce, vai a comprare la carne, vai a fare la spesa e allora ti integri un po' di più, inizi a capire, co come si vive realmente, no? Poi ho passato questa fase e la mia necessità invece è quella, e allora sono più per la pizza la sera, vai e si fa un po', anche perché E tutto il giorno davanti al computer, insomma, ecco.
qualche bustocco che invece vuole venire in ferie, che zona gli consigli? Ah, sicuramente il sud, dove sto io, o meglio, io sono un po' spostato rispetto a proprio la zona turistica per eccellenza. Ci sono dei paesi, si chiamano Los Cristianos, dove c'è una comunità italiana veramente molto forte, la chiamano la piccola Italia. Las Americas, sono tutti paesi adiacenti, no? Sono tutti uno è legato all'altro. Las Americas, Fania Bay, Puerto Colón, e in questo triangolo ideale è la zona che, diciamo, la base del triangolo. Ecco, questa zona è la parte turistica. È bella da girare. Allora, il mio consiglio è, ormai tanto c'è Booking, trovate tutto, però consiglio sicuramente di non fare pensione completa e investire questi soldi in un'auto, perché l'isola merita. Puoi anche farti un weekend, dall'Italia sono 4 ore, 4 ore e un quarto, non è tantissimo. Parti da Malpensa con i voli di Beh, EasyJet, il qua giovedì. in Italia ti ammazzano se prendi l'ombrellone, la sedia, lì com'è? Qui la spiaggia per lo più è libera. Ci È bello. sono alcuni punti con stabilimenti balneari, ma diciamo che la maggior parte delle persone, io stesso, comunque quando vado sia al sud nelle spiagge turistiche che vicino a casa mia, è comunque sempre spiaggia libera, ma anche perché è più libera, capito? Ci sono le comodità, un ombrellone con sdraio al giorno ti viene circa 10 euro, dipende dalla spiaggia, tra i 10 e i 12 euro. Ci sono anche dei posti un po' fighetti con il ciringhito sulla spiaggia, la musica, Vabbè, per un i turista biglietti a magari. baldacchino, lì paghi 50 euro al giorno, ma hai il bere, le consumazioni incluse, eccetera, eccetera. Quindi si può fare anche quello, però diciamo generalmente con 10 euro, 10-12 euro, ombrellone, sdraio. Va bene, Ivan. Allora, noi ci direi concludiamo qua. Se vuoi salutare qualche bustocco, visto che ogni tanto comunque ritorni alla base. Ma io, che dire, saluto tutti indistintamente, perché tanto comunque li vedo spesso, i miei amici li vedo abbastanza spesso, quindi non c'è bisogno di quello. Io volevo ringraziarti, ho accettato oggi di fare questa diretta, comunque mi fa piacere. Ho visto alcune delle tue dirette passate e devo dire che al di là dei problemi di connessione che abbiamo in Italia. Beh, in molte zone ci sono problemi di connessione. Adesso stiamo collegando il Venezuela, ti assicuro che lì è già tanto che c'è la Ho corrente. Molte visto. volte Qui c'è una l'ultimo grandissima corrispondente che comunità. abbiamo collegato a un certo punto è andata giù la corrente e è sparito. Là ci Lì sono hanno veramente molti problemi. problemi, cioè molto più grave la situazione di quello che magari fanno Sì. vedere. Guarda, ti dico, qua c'è una grande comunità venezuelana e la Spagna, ma tutta anche la penisola, soltanto qua, sono molto vicini al problema venezuelano, ma proprio perché è veramente tragica la questione. Sto Io qua seguendo con aspetto. particolare attenzione questo discorso del Venezuela, anche se poi bisogna anche dire la verità, in Yemen stanno succedendo cose ancora più gravi Il Venezuela è molto più vicino a noi rispetto allo Yemen, per quello che Però il ci passa un Venezuela, po'. insomma, ci sono tanti italiani, c'è cioè la possibilità di un rapporto più diretto, è più facile comunque riuscire tra mille difficoltà ad uscire, insomma, si riescono a sapere più informazioni. Lo Yemen, un po' come tutto quel genere di paesi, a noi risulta, tra virgolette, normale che si ammazzino tra di loro. L'hanno sempre fatto per noi. Quindi anche l'opinione pubblica lo vede in modo un po' Beh, il diverso problema è rispetto a che quello. informazioni dallo Yemen non arrivano, cioè è molto più difficile trovare informazioni dallo Yemen. Ed è un paese che veramente al suo interno ha tantissime situazioni tragiche, veramente tragiche. Quindi, insomma, noi abbiamo questi mezzi, la tecnologia oggi li offre, quindi sfruttiamoli perché sai benissimo che internet è l'unica cosa che non possono sopprimere. Anche i dittatori davanti a internet Beh, possono fare ben poco. ci ricordiamo, in Cina con i media hanno iniziato una rivoluzione. Se ci ricordiamo Tiananmen, sono passati un sacco di anni. È vero che non c'era internet come lo intendiamo noi oggi, ma è stato Ma grazie ai media. adesso è difficile nascondere le cose, cioè basta un semplice telefonino, per cui le notizie le abbiamo e anche se sono coperte da mille, come sta succedendo In qualche modo in ce la fanno Venezuela, perdonare. insomma, sappiamo com'è la situazione, quindi
La grave, comunità è grave il problema. venezuelana è molto, molto vicina a quella italiana, insomma, ci sono tantissimi italiani là. Quindi così, se guida l'evolversi della situazione è interessante, basta dire che l'ultima volta che sono andati a portare i medicinali hanno fatto saltare in aria il camion dei medicinali, ti dico tutto. Mi ha sparato addosso, sì, perché non vogliono che entri. È Ma una... sono quelle situazioni che Va bene, è Ivan, dai. difficile pensarci. Noi ci salutiamo, ti ringrazio. Quando vuoi Grazie a te. intervenire avrai spazio, ti ho dato un compito, cerca di esaudirlo. Sarà fatto. Grazie, ciao. Buona serata, ciao a tutti. Ciao. Ciao Giorgio, grazie.